Ben ritrovati a tutti i telespettatori delle Fonti TV, siamo nella parte Forex News. Io vado subito a dare la linea, che è in diretta Skype con noi, a Nicola Para, che vado a salutare. Ciao Nicola! Ciao Alex, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Nicola, in questo giorno di grande volatilità abbiamo visto all'apertura stanotte dei future americani gli algo, gli HFT hanno iniziato a pestare gli short, si è arrivato quasi a un 2% nella prima candela a un minuto, non so se tu eri sul mercato, ho visto dal telefono che siamo arrivati a meno 2.20 sull'S&P 500, ora comunque l'Europa affonda, il DAX sta affondando, ci fate una panoramica? Allora Alex, sì, non ero sui mercati nel senso che non ero operativo, ma ho visto quando i future americani hanno riaperto dopo il giorno di pausa, dopo il giorno festivo, per onorare appunto George Bush Senior, e ho visto appunto che sui mercati americani di certo quel giorno di chiusura non ha fatto bene e gli algo trading hanno appunto generato questo ribasso, è abbastanza evidente. Allora, la carne al fuoco è veramente veramente tanta, Alex, c'è l'imbarazzo della scelta perché c'è questo tema di cui abbiamo parlato, la curva dei tassi americani a 2-3 anni che inverte il rialzo, esatto, quella a 5 anni. Abbiamo il solito tema dei dazi e della guerra commerciale fra Stati Uniti e USA con l'ultima tappa della telenovela, l'arresto di questa mattina della figlia del fondatore di Huawei, che poi insomma si lega anche un po' alla crisi del settore tecnologico mondiale, che a mio avviso è stato un po' il là che ha dato avvio a ottobre a questa, diciamo, crisi che stiamo vivendo sui mercati finanziari. Ci sono veramente tantissimi temi che sicuramente gli ascoltatori hanno già avuto modo di ascoltare e approfondire. Allora io magari dico una cosa nuova, cioè parlo delle opzioni, come sai faccio anche operatività in opzioni e le analizzo e studio molto per capire i posizionamenti degli istituzionali e dei maniforti. Io ho grandissimi cambiamenti rispetto ai giorni precedenti sul fronte opzioni, non li ho visti, nel senso che mi aspettavo grandi stravolgimenti nei posizionamenti dopo il gap down di questa mattina e l'accelerata al ribasso, però insomma cambiamenti che non ho visto, che non ci sono stati, quindi focalizzo molto l'attenzione sui posizionamenti della scadenza tecnica delle quattro streghe di dicembre, il 21 dicembre prossimo. Più ci avvicineremo a quella data e più i mercati si muoveranno in funzione delle posizioni in opzioni, che in questo momento mi danno dei valori probabili di regolamento più alti dei prezzi attuali. Quindi io resto, sembrerà strano dirlo in un momento di mercato così negativo come questo, io resto positivo sui mercati e quindi cerco continuamente quell'ultimo colpo di coda ribassista per prendere posizione al rialzo, non solo intraday ma anche multiday. Questa è la mia visione in ottica scadenza tecnica, quindi da qui al 21 dicembre. Dopo il 21 dicembre chi vivrà vedrà. Chiaramente non prendo posizione né multiday e nemmeno intraday adesso sul DAX, che come vediamo dal mio chart sta bucando i minimi, quindi ha aggiornato ulteriormente i minimi. Sarà importantissima l'apertura americana fra un quarto d'ora, ci sono stati i dati statunitensi fra insomma parlavamo di tanta carne al fuoco prima, ci sono stati i dati USA non particolarmente brillanti, c'è la conferenza, il meeting OPEC che il nostro carissimo giornalista Di Vittorio sta seguendo in diretta per tutti noi, quindi veramente i temi sono tantissimi. Tra l'altro sul petrolio c'è anche il dato sulle scorte oggi pomeriggio, c'è veramente tantissima carne al fuoco. Il prossimo step importante sarà fra 15 minuti l'apertura americana, si può provare a comprare per adesso solo in intraday, solo se il DAX per esempio mi recupera il minimo fatto segnare alle 11 di questa mattina, che fino adesso aveva tenuto, quindi io lo reputo un livello molto importante, perché per ore i corsi del future tedesco non avevano rotto al ribasso questo livello, quindi se adesso abbiamo bucato il livello, facciamo una finta e lo recuperiamo immediatamente, se poi anche gli Stati Uniti da oltreoceano ci aiutano, potremmo insomma
vivere un rimbalzo verso in primis 10.950 punti, secondo target intraday 11.000 punti, e poi insomma si vedrà, però voglio vedere che nell'immediato questa rottura di minimo venga riassorbita, ed effettivamente è proprio quello che in questo momento sta succedendo. Dove si mette? Io vedo che comunque qua area 10.905 comunque è un'area importante. Vediamo se fa, se va lì e poi va giù. Lì hanno scambiato parecchi contratti, tantissimi. Quindi nel senso, c'è stato un bel punto. Sì. E quindi Nicola, eventualmente dovresti recuperare, quindi stando a quello che hai detto tu, lo stop loss in caso dove si mette? Allora, lo stop loss sull'ulteriore nuovo minimo. Sì. È difficile, Alex, entrare in posizione adesso, sì, perché devi mettere un ordine, devi riuscire a eseguirlo in pochi minuti e devi avere un minimo di gain, un piccolo margine di gain a tuo favore per andare a inserire uno stop in pari in funzione dell'apertura americana fra 13 minuti. Certo, io se entro a mercato prima di un dato importante, prima di un'apertura importante come quella dei mercati finanziari statunitensi, lo faccio solo se riesco a entrare in posizione abbastanza in anticipo, così in anticipo da poter proteggere la trade un minuto prima, basta, poi dell'apertura degli americani. Quindi, giusto, esatto, difficile quindi adesso prendere posizione, non andrei assolutamente short, però vedo che anche il FIB ha bucato i minimi e li sta ulteriormente aggiornando, l'Eurostox pure, il Nasdaq, che Nasdaq Future in questo momento non è sui minimi, quindi magari potrebbe aiutare, visto che questa crisi è molto legata al comparto tecnologico mondiale, il Nasdaq che rappresenta il comparto tecnologico americano, se tiene i minimi Future, insomma, posti in area 6.630 punti circa, allora magari possiamo rimbalzare trainati dagli Stati Uniti. Guarderei quindi più il Nasdaq che l'S&P 500, comunque va da sé che anche i minimi dell'S&P 500 sono importanti e i minimi del Future li abbiamo a 2.650 punti. Nicola, ma io mi ricordo che tu dicevi che a 11.000 c'era quelle opzioni comprate dagli istituzionali, quel forte muro che comunque ha retto per tanto tempo. Adesso tu con le opzioni cosa vedi? Bravo Alex, era quello di cui stavo parlando proprio prima. Io è tutto il giorno che sto accuratamente rianalizzando tutte le posizioni aperte in opzioni per capire anche poi quelle che sono le posizioni degli istituzionali, cioè devo andare a scorporare quelle che sono le posizioni delle mani forti per avere un'idea di mercato, o perlomeno guardare insomma come sono posizionate le mani forti in contrapposizione ai retail, quindi i forti contro i piccolini, per dirle in parole povere. E questo cambio non l'ho visto, cioè io vedo ancora importanti posizioni rialziste sul DAX dallo strike 11.000 e chiaramente relativamente alla scadenza tecnica di dicembre, quindi io vedo ancora questi importanti posizionamenti long e essendo appunto sotto 11.000 sono confidente che 11.000 venga recuperato e superato al rialzo da qua al 21 dicembre prossimo. Quindi stranamente oggi questo cambio non l'ho potuto notare. C'è noto ancora importanti posizioni da quest'area di 11.000 rialziste e tra l'altro guarda, te lo posso anticipare, quelli che sono i target della mia analisi sulle posizioni aperte in opzioni, anche se lo sottolineo, la mia analisi dà valori che sono in qualche modo definitivi una settimana prima della scadenza tecnica, quindi si parla del 14 dicembre. Io però ogni tanto lancio l'analisi e faccio l'elaborazione giusto per vedere come sono posizionati sulle opzioni in anticipo. L'ho fatto questa mattina e su DAX per esempio un target a 11.600 punti, quindi ti confermo il supporto in opzioni a 11.000 e ti anticipo il target a 11.600 punti. Questo valore non è assolutamente definitivo per la scadenza tecnica del 21 dicembre, lo diventerà una settimana prima, quindi venerdì 14.
14, bene, molto bene. Oggi stiamo anche seguendo particolarmente l'OPEC, no? Hai idee sul petrolio? Tu, Nicola, te lo tradi qualche volta? Lo chiederò a tutti gli intervistati oggi, perché si vede che ogni volta che c'è l'OPEC ci sarà una volatilità, ovviamente anche sui cambi contro il Canada, no? E tu ti sei fatto un'idea, secondo te ci sarà una produzione di tagli come ci si aspetta, oppure nulla, sarà tutto nulla di fatto, il petrolio arriverà con il target che stanno un po' dicendo questa settimana i bassisti intorno a 46-47? Allora Alex, di tutta la carne a fuoco che c'è oggi, sicuramente il meeting OPEC è la bistecca più grande. Sto osservando anch'io il crude oil da qualche giorno, lo trado solo in multiday su grafico giornaliero, e a mio avviso nella dinamica di prezzo già da una o due settimane abbiamo cominciato a vedere dei movimenti che in qualche modo anticipavano quello che poteva essere il risultato di questo meeting, cioè un taglio della produzione. Come sempre il mercato poi ragiona non tanto su quello che è il risultato di una conferenza, il risultato di un dato o di una notizia, ma sulle aspettative che il mercato lega allo stesso. Quindi le aspettative sono effettivamente positive rispetto a un taglio della produzione, effettivamente il mercato lo ha in qualche modo già scontato, cercando di semplicemente fermarsi, quindi non ha continuato a correre al ribasso come faceva dall'inizio di ottobre, ma ha cominciato insomma a lateralizzare su quest'area di minimi già da un paio di settimane, almeno da una settimana. Vediamo cosa succede oggi. Se i minimi, Alex, non vengono bucati, si potrebbe prendere posizioni, potrei prendere posizione rialzista multi-day sul crude oil. Lo stop chiaramente va sotto i minimi di periodo e i primi target chiaramente superati i massimi settimanali, quel primo target sicuramente rappresentato dai massimi settimanali, secondo target area 58,5 circa, $58 al barile. Bene, bene, grazie Nicola, non lo facciamo mai il petrolio, però effettivamente oggi ne vale la pena trattarlo con te. Assolutamente. E sul nostro indice dei livelli tecnici ce li ha, importanti da sottolineare, perché sono arrivate delle domande che ti chiedono invece che sul DAX e sull'indice FTSE MIB, cosa ne pensi, ed eventualmente anche sull'Eurostoxx 50, grazie. Ok, allora andiamo subito sul nostro, scusami, sempre l'Eurostoxx è sempre riferimento alle opzioni in scadenza di dicembre. Va benissimo, allora sul indice italiano, sì, li faccio velocemente tutti e due, sull'indice italiano vale lo stesso discorso fatto per il DAX, cioè sui posizionamenti in opzioni non ho visto ancora sparire quelle importanti posizioni long che sul nostro indice sono legate allo strike 18.000 punti, quindi molto più in basso il punto, diciamo, rialzista rispetto per il nostro indice, al contrario del DAX che, come dicevo, ce l'abbiamo 11.000 e siamo sotto. Sul FIB, sul FTSE MIB ce l'abbiamo 18.000, siamo ampiamente sopra. Addirittura sull'indice italiano per il 21 dicembre al momento, sottolineo di nuovo, l'analisi sulle posizioni aperte in opzioni non è ancora definitiva, lo diventerà il 14 dicembre, vedo addirittura dei target a 20.000 punti di indice come strike target, quindi importante supporto a 18.000 strike, importante resistenza barra target a 20.000 strike. L'indice italiano è più forte di tutti gli altri indici europei, infatti non ha assolutamente, lo vediamo su un giornaliero, non ha assolutamente rotto i minimi di periodo posti in area 18.400 punti, fatti segnare a fine ottobre prima e a fine novembre, il 20 novembre in un secondo momento, in funzione della, anche qua altro tema importante, la manovra finanziaria italiana. Mi sembra che stiamo facendo dei passi avanti, no Nicola, che pensi? C'è un clima molto ottimista Alex rispetto a quello che si viveva sui mercati nelle settimane precedenti, nei giorni precedenti, e questo però può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che il forte ottimismo verrà anticipatamente scontato dal mercato perché le aspettative stanno diventando particolarmente positive,
ci sarà un 2-2%, ci sarà 2%, si è addirittura arrivati a parlare del addirittura forse andiamo sotto il 2, 1,9 eccetera. E quindi quando le aspettative del mercato diventano così positive, cosa può succedere nei fatti? Che possono essere soltanto deluse. Allora, o vengono confermate e probabilmente il mercato avrà già positivamente scontato questo ottimismo in anticipo, quindi se poi arriva la notizia positiva non mi aspetto assolutamente grandi rialzi, perché il mercato sconterà tutto in anticipo. Al contrario, la situazione opposta è molto rischiosa, cioè c'è grande ottimismo, il mercato sconta in anticipo la notizia positiva, poi magari non si arriva a un accordo così positivo come il mercato si poteva aspettare, che ne so, per esempio un 2%, ma si taglia solo di un decimale al 2-3, ed ecco che allora il mercato reagirà a mio avviso negativamente, molto negativamente, andando ad annullare totalmente quell'ottimismo che nei prezzi aveva potuto magari scontare nei giorni precedenti al rialzo. Quindi ecco perché il nostro indice è sopra i minimi di periodo, è molto più forte in questo momento ed era stato molto più debole nei mesi precedenti, quindi sta solo compensando la brutta performance di ottobre. Quindi vediamo, tutto molto legato alle aspettative, però quando diventano così ottimiste è il rischio che se vengono deluse, insomma, è un problema. Esattamente. Guarda, io vado velocemente, sì, anche sull'Eurostox, Alex. Bravo, quello si chiama. Eurostox, allora, sullo Stoxx, che seguo un pochettino meno rispetto all'indice italiano e a quello tedesco, sulle opzioni ho un importante target opzioni sempre per la scadenza tecnica, tra 3.225 e 3.250 punti. Sono target molto ambiziosi e, ripeto, vediamo se i posizionamenti in opzioni non cambiano da qui al 14 dicembre, allora saranno confermati e potrebbero essere, insomma, un faro, una guida per l'ultima settimana prima della scadenza tecnica. L'Eurostoxx lo vado a prendere su grafico giornaliero, così come il DAX ha bucato i minimi di periodo, fatti segnare prima a fine ottobre, poi a fine novembre. Quindi anche qua Stoxx e DAX che bucano i minimi di periodo, FIB no, quindi di nuovo loro sono più deboli, oppure il FIB è più forte, che dir si voglia. E, ripeto, sarà importante vedere l'apertura americana fra due minuti, perché può veramente succedere di tutto, cioè si può affondare ulteriormente al ribasso, ma poi se addirittura succede il contrario, perché si rimbalza così tanto da riuscire a recuperare questi minimi di periodo, allora all'improvviso la giornata di oggi diventa una falsa rottura ribassista e una bellissima occasione long di entrata da portare fino alla scadenza tecnica. In questo momento stiamo facendo, insomma, il nostro danno, stiamo parlando di fantascienza, perché sto dicendo di ipotizzare che gli indici future europei vadano a recuperare totalmente il ribasso fatto segnare, certo, da questa mattina. Però se dovesse succedere diventa veramente un segnale molto positivo. Bene, Nicola, grazie per tutte le tue analisi e informazioni, ti auguro buon trading e ci vediamo al prossimo appuntamento. Va bene, Alex, come sempre il mio canale Telegram Nicola Parra Trading Channel, corsi non li organizzo, ma insomma se mi vengono richiesti li faccio, faccio corsi assolutamente individuali e personalizzati sul mio protocollo operativo e sulle mie, insomma, analisi sulle posizioni aperte in opzioni e niente, insomma, aspettiamo aggiornamenti da Giuseppe, dal nostro Giuseppe, perché sicuramente alle 4 e mezza si ballerà, vediamo, quindi bellissimo. Parleremo con chi ero in trasmissione. Grazie Nicola, grazie ancora, ci vediamo. Grazie Alex, ciao a tutti. Noi avremo in studio con il corso spazio sponsorizzato al broker FXD Antonio Landolfi, a fra poco.